niente al finale. Nel finale c'è lo scontro molto bello, tecnicamente, logisticamente reso molto bene. Compare Luke e si mette appunto a combattere contro Kylo Ren. Ed è un Luke sbruffone, e anche questo qui deve ricordiamo che deve guadagnare tempo. Sì. Quindi deve in qualche modo stuzzicarlo, farlo arrabbiare perché scenda, combatta, per guadagnare tempo. Pensiamo questo innanzitutto. Però vai avanti. E praticamente inizia con le bocche da fuoco del primo ordine, convergono su di lui, sparano per un momento buono contro di lui e Luke riemerge e non si fa niente. Poi scopriamo che era una proiezione, che non era il vero Luke, quindi non è nemmeno granché sta scena qua, perché è ovvio che non si fa niente, perché non è effettivamente lì. La sua ultima battuta in assoluto nella trilogia di questo film è, dice, "See you around, kid", ci vediamo ragazzino. Qui non mi soffermerei tanto sul ruolo di Luke, però mi concentrerei più che altro sul finale, in cui i ribelli riescono appunto a scappare, si trovano davanti a questo muro che non viene sollevato da Rey, perché evidentemente i 3 giorni e mezzo di addestramento l'hanno resa la Jedi più potente della storia. Sì, è già fortissima. E si conclude col bambino, mi pare. Sì, ma la scena accende della resistenza si conclude con loro, praticamente che danno le pacche sulla spalla e che dicono bella te, bella me, andiamo avanti così che siamo forti, che secondo me è una scelta un po' sbagliata, perché smorza molto la tensione del film, perché in realtà è stata una sonora batosta quella che hanno subito i ribelli. Non hanno più navi, sono rimasti una ventina, hanno perso Luke Skywalker, non sanno bene cosa avranno nel futuro, però ti dicono tranquilli, ma sì dai, ci sarà qualche modo, perché dicono c'è la speranza che molta gente venga al nostro fianco. Avrei preferito che restasse un po' più in linea sul tono drammatico del film, facendo un finale più drammatico, più un pochettino meno alla sorridiamo, stiamo bene, pacche sulle spalle, come ho detto, perché smorza molto l'impeto. Queste pacche sulle spalle derivano dal fatto che si erano ritrovati vivi, che avevano ritrovato Rey e tutto. Sì, sono lì che parlano, c'è qualche sorriso, però c'è la scena in cui c'è la musica Finn, tutta casata sotto. Vabbè, ma quel perché anticipi di coda. C'è Finn che accudisce Rosa, che è mezza morta, c'è Leia e Rey che parlano. A me non sembra poi così tanto male, anche perché è la speranza, speranza ovviamente di poter andare avanti con la resistenza. Poi ovviamente fanno vedere la scena del bambino, il finale con l'anello. È la speranza quella lì, la nuova speranza, insomma la speranza divampa. Sostanzialmente i ribelli in questo film hanno perso. Sì. Le hanno prese brutalmente dal primo ordine dall'inizio alla fine. Sì, come e le hanno salvate per il rosso della cuffia. E d'accordo, cioè va bene. Anche nell'Impero colpisce ancora, che è il secondo film, ne prendevano di provata perché Luke ci perdeva la mano e non solo veniva ibernato. Ma il finale dell'Impero colpisce ancora è un finale molto cupo, e quindi ho preferito un finale più su quella linea, un finale più cupo. Secondo me non hanno avuto il coraggio di farlo, hanno dovuto fare il finale gasato per non evitare di alterare un pochettino il pubblico più generalista, quello che preferisce avere il lieto fine. Perché sono degli idealisti sostanzialmente, sono lieto fine perché sono vivi e sanno che finché sono vivi loro la resistenza è viva. E non ci può stare un finale un po' meno acqua di rose, insomma, che peraltro ti ho detto, sì, c'è Rose moribondo, lo fanno vedere, c'è Leia e Rey che non sono poi così tanto felici, ma ti ho detto, è la speranza che li fa gasare, è la speranza il fatto che sono vivi e il fatto che finché loro sono vivi la resistenza è viva. Comunque, vorrei arrivare adesso un attimo a tirare le somme di questo discorso. Molti dei difetti di questo film secondo me derivano dal fatto che questo film è un film molto che si pone molto in discontinuità, sia con il mondo di Star Wars, ma anche nell'ottica della trilogia stessa. Perché nel primo film, Il Risveglio della Forza, si gettavano i segni per alcune cose che in questo film sono completamente disattese. Dopo il film Il Risveglio della Forza, su internet trovavi un sacco di teorie su chi è Snoke e su chi sono i genitori di Rey. In questo film scopri che Snoke è un idiota a caso, non sai nulla di più, non sai chi è, da dove viene, quali sono i suoi obiettivi, come ha fatto ad arrivare lì, come ha costruito il primo ordine, come è riuscito a fare secca la Repubblica che era in controllo della galassia dopo la distruzione dell'impero, non viene spiegato. E i genitori di Rey hanno detto che sono semplicemente dei mercanti di rottami qualsiasi. Che non è vero, assolutamente. Secondo me, detto questo, secondo me non ci è assolutamente vero. Insomma, viene detto in un contesto in cui Ben Solo sta cercando di, Kylo Ren chiamiamolo, sta cercando di convincere Rey a stare con lui. Quindi se effettivamente i genitori di Rey fosse stato qualcuno di importante, la scelta più logica sarebbero Anne e Leia, come hai detto tu, sarebbe che Kylo e Rey fossero fratelli, gli avrebbe detto, guarda,
sei mia sorella, stai con me, la famiglia deve stare insieme. Non lo so, non so perché lui ha ammazzato suo padre, non so se avrebbe avuto nella mente di Ray lo stesso senso. Ma come, siamo famiglia messa e tu hai ammazzato tuo padre? Sei, cioè nostro padre, alla fine, sei idiota. Ha più senso dire, cioè, non sei nessuno. Stai con me perché tanto non sei nessuno. E sospendiamo un attimo il giudizio su questo. Sono andato ad informarmi e c'è un'intervista interessante di Daisy Ridley, l'attrice che fa interpreta Ray, che è intervistata da una rivista francese, che sostanzialmente J.J. Abrams aveva già scritto un trattamento per l'episodio 7, 8 e 9. Dice che quando è arrivato Rian Johnson ha dato libertà di fare quello che voleva, sostanzialmente ha cancellato quello che aveva fatto J.J. Abrams e ha portato la trilogia in un'altra direzione. Per fortuna. Rian Johnson ha detto le cose un po' diversamente, ha detto infatti che non c'era in realtà una base, ha voluto fare semplicemente quello che gli pareva, che comunque conferma il fatto che questo film è molto in discontinuità. E questo per certi versi è un bene, perché il livello della forza era molto scoppiato, giocava molto su un effetto nostalgia molto scoppiato dai precedenti, però c'è notare che ci siano delle forti incongruenze con il primo film, personaggi che si perdono, cose che non vengono spiegate o che vengono, cui vengono date spiegazioni insoddisfacenti. Adesso ritorna J.J. Abrams. Cosa fa J.J. Abrams? Fa quello che vorrebbe Rian Johnson, continua sulla linea Rian Johnson oppure ritorna alla sua visione originale, che per magari forse sia stata compromessa? No, non è detto che ci sia effettivamente stata sta visione originale di cui se non c'è stata sono dei coglioni, perché non inizia una trilogia sicuramente senza c'è stata uno sviluppo generico, che Rian Johnson dice che non esserci stato e non aver seguito minimamente. Io tendo a fidarmi ben poco di quello che dicono personaggi, cioè attori che intervengono i personaggi, registi, produttori. La storia è fissata, ovviamente, figurati se non lo è. Poi che Rian Johnson abbia fatto completamente quel che gli pare, assolutamente no, perché sei nella Disney e non fai quel che ti pare mai. Certo, si è distanziato molto, magari l'avesse fatto J.J. Abrams quel film sarebbe stato più in linea con il capitolo che aveva diretto lui, col settimo capitolo. No, cioè assolutamente no, che ho fatto quel che mi pare. Quindi vedrai che il nono capitolo poi riprenderà quelle file che sono state un po' mollate, un po' lasciate giù, e concluderà tutto. È innegabile che c'è stata una rottura forte tra il primo e il secondo film. È innegabile che Rian Johnson si è allontanato da quella che era forse la visione di J.J. Abrams e da quello che forse è stato costruito. Quindi sinceramente non lo so, perché se l'è scritto e poi gliel'ha mostrato, se andava bene bene, altrimenti lo tagliavano con l'accetto e gli facevano quelli che pareva, perché se non aveva problemi a fare questo. Ma è successo, se le fasi di scrittura... Però è innegabile che non c'è comunicazione tra il primo e il secondo episodio, che c'è molta poca comunicazione tra i due episodi. Non puoi fare finta che certe cose della forza non ci siano e trattarle così liberamente. Quindi insomma, questo volevo dirlo inserendo come motivo di chiusura, perché secondo me potrebbe essere una spiegazione possibile di alcuni difetti che io ho trovato in questo nuovo episodio. Detto tutto questo, io sono in realtà abbastanza distante a ritenere questo Star Wars un capolavoro. Cioè, un bel film, ma anche per esempio Avengers, l'ultimo un bel film, ma che sia un film, cioè, anche Star Wars è un bel film. Sono cose che mi sono piaciute molto, che ho detto, sono altre cose che non mi sono piaciute per niente. Poi ovviamente qua dobbiamo essere, anche perché altrimenti sto dibattito non ha senso, dobbiamo essere su posizioni abbastanza distanti. Chiacchierando un po' ci si potrebbe avvicinare su diversi punti. In rapporto alla continuità dell'universo di Star Wars ci sono molte cose che hanno poco senso. Se tu guardi questo film singolarmente, fregandotene, senza voler fare il fan integralista rispetto ad altre cose, è un film molto buono, con diversi aspetti originali, diversi aspetti godibili. Se cominci invece a cercare di accordare logicamente alcuni elementi, alcune novità che vengono dette in questo film sulla forza, sull'iperspazio, sui Jedi e sul mondo Star Wars in generale, comincia ad avere dei problemi. Questo è tutto quello che è riassunto all'osso la mia opinione su questo film. Sì, io ribadisco al volo quello che secondo me ha fatto bene a fare Rian Johnson, cioè di rompere con il precedente, e cosa che bisognava fare, ricreare da capo, ricominciare per avere presa di nuovo, per ridare forza, freschezza alla saga, insomma. Bene, questo è davvero il finale. Ci vediamo al cinema a dicembre, in cui sicuramente poi diremo qualcos'altro di Star Wars, faremo sicuramente poi una recensione dopo il film, quindi ci vediamo a dicembre con Star Wars Episodio 9.